Buongiorno a tutti dalla storica Milano Art Gallery, uno spazio culturale che da 53 anni anima Milano e non solo, con personaggi straordinari e con mostre eccezionali direi. Siamo qui col maestro Roberto Villa, fotografo di fama internazionale, amico di Dario Fo, Pasolini e tante altre personalità, per ricordare Margherita Hack, la straordinaria signora delle stelle. In anteprima possiamo vedere la mostra, che ha il contributo del professor Francesco Alveroni, Vittorio Sgarbi, lo scienziato Antonino Zichichi, amico di Margherita, Silvana Giacobino, Don Mazzi, Amanda Lear e poi tanti altri amici, Morgan, eccetera, eccetera. Prego, venite in galleria che entriamo e vediamo cose bellissime. Partiamo con Albi Milano, queste tre opere che rappresentano ovviamente lo spazio, Roberto. Guarda che bella fantasia, c'è un tema naturalmente da rispettare nella mostra e ognuno è andato in una direzione. Beh, vediamo innanzitutto le stelle. Devo dire che situazione di Covid avrebbe molto riso Donna Hack. Comunque, questi parlano dell'universo, in quella situazione noi abbiamo invece immagini molto terrene che riguardano lo spazio attraverso l'esistenza umana e l'esistenza che è fondamentale, diversamente lo spazio non sarebbe conosciuto. Sì, qui Serena Giglio, straordinaria, veramente di Vercelli, e attraverso le sue immagini e la sua visione della natura, della specie umana, ci riempie il cuore, insomma, il pieno di colori. E poi passiamo a Rosanna Di Cecca, che ha ben 7 opere e sono tutti animali, sono dolcissimi, di una mano fine, dettagliata, e traspare emozioni attraverso i suoi disegni meravigliosi, Roberto, guarda che meraviglia. Guarda quest'altra, io le chiamerei piene di grazia queste opere. Guardate questa, che minuziosità, questo panda col figlio. Ma come dicevi tu, in altra circostanza, ciascuno di noi quando lavora e produce delle immagini porta il suo vissuto e soprattutto diventano la sua terapia, art-terapia, come dicevi. Sì, e passiamo a Gledi Sica, con queste due sculture, I corpi della roccia e Attesa attiva, è argentina di Buenos Aires. Beh, direi che c'è molto della classicità, tra virgolette, quando questa è intesa modernamente, per cui abbiamo del cubismo che viene portato all'interno di una produzione scultorea che è molto pregevole, sì. E siamo ad un'amica, Paola De Gregorio, con queste tre sculture, una grande sulla nostra destra, e rappresenta proprio Margherita anche nella prima, Mater. Nella seconda vedi ovviamente un'immagine praticamente divina. Sì, certamente, molto classica, tocca la visione direi greca classica, dicevo prima, e molto pregevole anche questa sua realizzazione. Ecco, Beniamino Antonello, questa scultura che abbiamo già visto a Spoleto, nella mostra internazionale, è molto interessante. Devo dire che appunto queste circonvoluzioni qui toccano, indipendentemente da una evidenza che appare nei quadri precedenti, il concetto di spazio e di sfera e di quello che è attualmente la visione di uno spazio non conosciuto e in espansione continua. E continuiamo con la scultura, con l'Onofre Roneggia, con la ginnasta, una scultura fine, elegante, ma di un poco suggestiva. Devo dire che è molto graziosa e devo dire altrettanto finemente realizzata. Complimenti alla scultrice. Il maestro Francesco Fazio, che ci rappresenta l'infinito, proprio un omaggio alla professoressa. Beh, devo dire che ha toccato un elemento fondamentale, che questo infinito che noi diciamo tale è molto più finito di quanto non si crede. La terza opera di Paola De Gregorio, Vedere e avvolgere, fare le meraviglie, l'ha scolpita proprio lei, una maestra d'arte, insomma, una gran signora delle arti. Passiamo a Giuseppina Brusati con queste tre opere che vediamo qui, dove proprio il dettaglio, la dolcezza dei colori e l'abbinamento rappresentano tre donne che sono veramente danzatrici. Beh, diciamo che intanto qui danzano i colori, danzano le cromaticità, quindi lo spostamento della danza in forme visive è una delle cose che viene fatto da sempre. Siamo a un artista milanese, Catiuscia Papaleo, che ha appena fatto un bellissimo catalogo, ve l'ho inviato, con l'editoriale Giorgio Mondadori. Guarda che quadro, che forza, con la chiusa poetica, veramente molto bello.
molto colorato, e questa è un'esplosione di colori, come apparentemente si deduce, è quasi di tipo appunto fieristico e molto molto piacevole. Continuiamo con Luisa Poggio, con Lo sguardo animale, un quadro intrinseco particolare. Lei è Alessandria, la città del Borsalino. Beh, non ci sono i capelli di Borsalino, ma certamente c'è la creatività che lo riguarda. Maria Milena Rocchetto, con queste tre opere che rappresentano proprio la natura, come diciamo, la vita dalle stelle al mare, ai monti e alla campagna, un trinomio di fattori che dà dallo specchio del nostro creato. Devo dire che terra manca il fuoco, se no ci sarebbe tutto. E siamo ad Alberta Ferrari, un cognome importante, si presenta Trinacia, Felix, un mare bellissimo che sarebbe piaciuto molto a Margherita, che era una nuotatrice, amava molto nuotare. Beh, viene fermato quasi fotograficamente qualcosa di informale, come sempre l'acqua del mare, insomma molto gradevole anche nei tipi di colori che passano dal bianco della schiuma fino all'azzurro del cielo. Sì. E poi siamo a Raff, chiamato Raffaele Dragani, di Ortona, si rappresenta queste figure geometriche molto forte, proprio in contrasto con la Ferrari. Beh, qui abbiamo una visione quasi di tipo mondrianesco, dove però a diversità di Mondrian viene intervenuta la presenza di cerchi, che certamente lui vuol riferire al mondo, agli spazi che sono quelli dello spazio universale infinito. Passiamo a Claudio Pugliesi, col 103, vive tra Milano e la Costa Azzurra, eccolo qui. Questo è un informale buco, tra virgolette, che tratta un suo argomento che noi non conosciamo, ma che saremmo curiosi di sapere qual è. Mauro Vaia, affascinata dalla luce, una modella col mare, sembra la natura e il tempo. Sì, qui la luna è qualcosa che appare molto importante nello spettacolo, che sposta l'attenzione verso se stessa piuttosto che sulla fanciulla che si espone nuda, mentre porta avanti il tema di Margherita. Adesso abbiamo un po' di foto, Roberto, qui, da quando appunto faceva agonismo nella corsa, lei in osservatorio, sentiamo, troviamo la sua libreria. Un brindisi, una festa, la conferenza con tutti i bambini in un grande palazzetto, e c'è delle chiavi della città e tante altre immagini di Margherita che possiamo osservare e ammirare. E siamo a Joseph Vergone, ricordo che ci siamo incontrati al Museo Dalì. Il Museo Dalì, esatto, a Caracas, può essere. Beh, certamente questo italo americano ha portato la sua esperienza pittorica nuova, quella americana, all'interno di una sua visione classica di strumenti, di immagini tipicamente europee. Curiosité si chiama, un quadro particolare. Bravo Joseph. Agrippino Martello, amica degli animali. Ecco qui, lei amava i cani, amava i gatti, amava tutti gli animali, finanziava anzi delle associazioni animaliste proprio, e ha sempre portato avanti questo tema. Devo dire che il cane che gratifica il suo padrone con una linguata sulla mano è evidentemente una testimonianza autentica. Anna Actis Caporale, con questi quadri bellissimi, dai Castelli di Sarnia in poi, si apre proprio, sono sette opere meravigliose fatte con ragione e passione, oserei dire, e lei di Torino, di Marsella anzi. Certamente i temi che presenta, pur rimanendo all'interno di elementi terrestri, sono molto variati dalla dimensione sia del quadro stesso nonché della presenza di immagini diverse come territorialità e geografica. Una grande mano, una bella fantasia. E passiamo a Deborah Ferruzzi Caruso con Pantarei, a due quadri, il primo questi acquerelli, fa diventare l'acquarello ormai un'arte nobile, perché è sempre stata un po' bistrattata, invece è veramente talentuosa. Fiorentina. E quello che appare è un recupero di una tradizione che è decisamente carente e lo riprende in maniera direi molto, molto elegante e molto sofisticata. E passiamo all'arte magica di Franca Sacchi, perché è veramente magica.
pittrice, musicista, danzatrice, di tutto di più. Ha frequentato il Giuseppe Verdi a Milano e guarda che meraviglia che fa. Appaiono come dei microquadri che sono portati in evidenza attraverso dei segni semplici ma molto molto pregnanti. Continuiamo la mostra qui in quest'altra sala con Lorenzo Grazzi, che è romana, e con questo quadro della difesa fatto in maniera così particolare. Se sapessi che veniva fatto una specie di malta, pensate. La lavorazione è certamente una scelta di autotortura che si infligge l'artista, ma i risultati sono eccellenti. Sì, veramente bravo. Sonia Sansoni, meravigliosa, magica, che quali sono gli altri aggettivi che potrei dire con una persona che si applica così tanto a fare opere del genere, che oltre che ravvivare pensiero, occhio e cuore, perché sono meravigliosi, da essenza al di là dei sogni, non saprei dire qual è la mia preferita. Sì, qui c'è una esplosione di realizzazioni contemporanee che occhieggiano e che strizzano l'occhio all'antichità. Tutto lavorato, il dettaglio. La Sansoni, devo dire che l'arte primaria della Sansoni è la pazienza e il dedicarsi. Passiamo ora a Enrica Mancini con la Rondine di Mare. Sì, questo albatros che si posiziona in via appunto di collo con un quasi arcobaleno alla sua sinistra, beh, insomma, è un'immagine seducente e sincera. E dialogano con i quadri di Betty Vivian, questi bambini dolcissimi, da quest'altra parte invece questa luna maternità, come possiamo vedere. Sono certamente visioni molto interessanti e direi che appaiono come elementi che tengono conto anche di una non banalità della rappresentazione strettamente mimetica. Giorgito Ottavo, l'incontro, un quadro poco suggestivo, con l'altro suo quadro, sempre Navigando nell'infinito, a tema del poco daliniano, che mano precisa? Beh, a parte la mano, qui appartiene alla logica delle prospettive inquiete, che ritornano un grande degli anni passati, un grande italiano. Noi vediamo qua una barca sospesa nel nulla che però lascia un'ombra sotto, ma non c'è di mare, non c'è di acqua, e che vuol dire qualcosa di inquieto. Dovremmo chiedere il motivo alla nostra pittrice. Gheorghita di Tulcea, a nord della Romania. Passiamo a Elena Cavanna, che con I cieli senza tempo fa questo quadro un po' particolare. È giusto, stai vedendo il musolotto? Questo è praticamente una forma di espressione senza forme. Le fotografie di Maria Adelaide Stortiglione, eccole, la beduina, artigiana russa. Parlano di donne e dà un messaggio fin dall'adolescenza, evidenzia questa inclinazione rispetto all'arte, alla mano libera. Ma certamente il punto è anche la capacità di avere portato le immagini all'interno di un quadro, di un rettangolo che è quello della pellicola fotografica o del sistema fotografico che usa, in maniera corretta, rispettando le proporzioni, le luci, devo dire, molto accuratamente. Siamo Veronica Garcia, un'artista milanese, proprio vicino qui al palco della conferenza, quando sarà possibile farla, e spero il 4 dicembre, appunto, in base alle leggi, e da Casa Azul, che si è in Messico, all'entità. Qui appaiono in maniera importante le visioni proprie, contestuali del paese in cui ciascuno è nato e porta la sua cultura, in maniera coerente alle visioni locali, dell'una e dell'altra, interessanti. Passiamo a una ballerina di Ruggero Rotondi. Questo quadro così che lascia pensare, è sempre al femminile, e forse porta proprio alle arti di oggi, di Cerro Maggiore. Sì, questa è una pittura che appare portare la tradizione pittorica del passato in una visione contemporanea, con colori chiamati Nike, di luce chiara, che sono certamente molto gradevoli, anche come si diceva nell'origine del quadro, per l'arredamento. E siamo a Maria Iarda, un'amica rumena, passato dalla Romania, che tra l'altro è riuscita ad arrivare dalla Romania anche alla mostra internazionale di Spoleto Arte, pensa a te. È riuscita e si è fatta la quarantena per un rientro, povera.
volontà di fare arte. Certamente qui abbiamo un'espressione piuttosto cupa, ma calibrata nell'ambito di questi scuri dai punti di riferimento chiari che sono le luci all'interno della foresta. Un po' inquietante, ma suggestivo. Suggestivo. E continuando, c'è un quadro molto bello di Mauro Pompesi, Perugino, e fa un quadro significativo, credo. Devo dire che parlerebbe italiano, quindi di per sé vincente. Monica Ferrari con la nostra Italia, io lo leggo come un omaggio agli anziani che non hanno potuto nemmeno salutare i propri cari in questo periodo tragico, ma noi vogliamo prenderlo con positività, diciamo. Sì, questo quadro di valore quasi iperrealista, devo dire che tocca bene quello di cui hai detto poc'anzi. Siamo a Carla Patella con Polvere di Stelle, un quadro che parla da sé, è l'artista bolognese. Lo leggo in poco suggestivo. Sì, è un'immagine che andrebbe bene per un film di Stanley Kubrick, Shining, cioè i primi del Novecento, in cui quel tetro ambiente si svolge il tutto, ma qui ne trae un'immagine molto colorata, molto suggestiva, molto localizzata nei primi del Novecento. Bene, e siamo a Franco Gironi, con due opere meravigliose, fortissime, il Blue Angel e la Macchina del Cielo. Guarda che meraviglia, lo trovo un impasto di una grande energia. Beh, certamente la macchina qui è indubbiamente presente, come è successo, è all'interno del cielo, per cui la Macchina del Cielo è molto appropriata. Continuiamo con Pasquale Bove, con queste tre opere, potete vedere, no? Da extraterrestre al passaggio lunare, Rida di Spazio Solare, e napoletano, e come vedete ama, gioca con i colori, ma soprattutto con i materiali anche. Sì, questo è molto strano per un napoletano che porti in evidenza i colori rossi quando lui ha davanti il mare che è blu, forse per compensare, ma comunque con grandi effetti di qualità e apprezzabili. Ha frequentato anche l'Istituto d'Arte, tra l'altro. Francesco Rinaldi di Udine e rappresenta con queste due opere, la vediamo da Fanis a quest'altra, un'arte un po' particolare, tanto fantasiosa, creativa, sembra quasi un cartone animato questa, guarda il dettaglio, la nave spaziale, molto articolata come opera. Sì, certamente è molto fumettistica e qui è evidente che c'è una componente di questo tipo, di chi ama la fantascienza. E porta all'interno del suo lavoro elementi di questo genere. Sì, è vero. E finiamo con Giuseppe Pasqualetto, con l'Affinità, un'opera in omaggio alla grande Marguerite Hack e Einstein, e vede nel dettaglio con una frase che si articola attraverso. È un'opera molto bella, molto forte, fatta con minuziosità e credo con, dicevo, anche con la ragione e passione. Sì, le capacità di Pasqualetto nel disegnare sono eccellenti, soprattutto la sua carica anche in altri lavori di autoironia, che qui non si vedono, farebbero certamente piacere a Margherita Hack. Con il professor Roberto Villa.